Bob, che roba. Cosa è sta cosa? Potere definitivo pronto. Allora. Io ho un potere definitivo, però. Allora. Posso fare. Lui posso fare così. Triangolo e così. Sì. Boom. E lasciatevi proteggere. Ok, poi. Questa ancora. Allora. Posso, allora, a sto punto. Quello, ma quello morirà. Prossimo turno muore. A meno che non lo curo. Io è che lo curo adesso. Adesso si cura. Ora, lui non beve, che giustamente sta avendo quella roba lì. Torretta. Fa ancora il suo danno. Ok. Poi io direi ancora fuoco. Olè. Il danno è sempre meglio fare il più possibile. Quello dobbiamo sconfiggere comunque il re. Quello, vabbè, tanto vabbè. Anche se morto, è morto relativo. Ok. Vabbè, tanto ora. Cosa? Sono morti tanti? Sono morti quasi tutti. Cosa ci siamo? Aia. Aia. Allora, io devo rianimare un po' di gente. È Tapper che mi serve rianimare. Quindi. Mi Questo nomino non mi fa impazzire, sembra pigro e stupido. serve. Ok, e rianimiamo Tappo. Rianimiamo Tupperware. Tupperware di nuovo pienamente in funzione. Ok. Bersaglio acquisito. Facciamo una cosa. Rianimiamo Tappa Resurrezione. E rianimiamo Thunder Wonder Twig. Ok. Poi. Aspetta. No. Ok. Sì, questo. Facciamo questa cosa. Facciamo la super questa qui. Che qua l'obiettivo di questo combattimento non è sconfiggerli tutti, ma sconfiggere il re. Ah, poi se abbiamo fatto fuori il curatore. Ciao. Ok. E tu? Direi. Metto così. Con questo che fa? Do ghiaccio. No, il bonus di difesa, sì. Ok, che cosa sta facendo? Sembrano che muoiono tutti. Ah, uno è rimasto. Però forse muore lui nel frattempo. Fuoco. No, di due! Non ci. No, dimmi. Oh. Ok, ora dobbiamo farlo. Devo farlo fuori adesso. Subito. Era rimasto vivo di due! È andato! È andato! Ce l'abbiamo fatta? No, cazzo, hanno sconfitto il re! Guarda, me ne vado! Oh,
Sconfitto il re, reliquia elfica, manufatto. Ma prendi tutto e continua. Ai ai. Fermi, non potete passare qui, questa è tutta lava. Levatevi di torno! Oh cavolo, come ha fatto? Come ha Stai fatto? scherzando? E le regole? Cavolo, ma l'avete visto? Ciao bambini, credo Che che Alex cosa? sia in camera sua. Va bene. Ehi, sono tornato indietro a cercarvi. Un gatto è scomparso, c'è un premio. Perché giocate ai supereroi? Sappiamo che vuoi fare, culone. Mysterion? Sei un amico Che della cosa? libertà. Beh, lo siamo tutti. Vediamo dal futuro, grassone. Io sono tornato al tempo del bastone della verità per voi. Adesso basta coi giochi. Sappiamo tutto. Vediamo la mano sinistra. Mano sinistra, perché? Facci vedere la mano sinistra. Eccola qua. Ciao amici della libertà. Viaggi nel tempo. Che rottura di palle, eh? Come? Ma che cazzo ci fai qui? Volevo usare il novellino per avere ciò che ho sempre desiderato. Cioè. Ma i paladini della giustizia sono venuti qui a fermarmi. Da, ma io ti giuro che se non la smetti. Ma va bene così, perché io so qualcosa che voi ignorate. Che cos'è? Che Come cosa? far scorreggiare forte qualcuno colpendolo sul plesso solare. Connor, no! Sì, indietro nel tempo, tempo, tempo. Che Il tempo cosa? solare fa schifo. Non fa schifo, ma è figo, figo, figo. Che cosa? Che cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo, signori? Ma Cosa? dove siamo, Connor? Nel momento in cui è nato un supereroe. Riconosci questo posto, novellino? Un bambino che si rigira nel letto e non riesce a dormire. Perché siamo qui? Novellino, è quella notte. Che? Quando tuo padre si è scopato tua madre. Ti avvicini allo specchio. Non fargli questo, ma non capisci? È quello che ha sempre voluto. Impedirlo. Tua madre chiama aiuto. Esci dalla stanza. Cosa? Non andare, non cambi il passato. Certo che sì, va a vedere. Copia le tue vere origini? Che cosa? Non lo capisci? Ti ho dato un'opportunità. Che cosa scegli di fare? Combatterai i cattivi o ti affronterai per non vedere che cosa succede dietro quella porta? Cattivi? Ah, ascolta, siamo solo dei follower. Cosa? Tu sei il piccoletto con un fantastigliardo di follower, vero? Pensavamo che se ci aggiungessi, allora forse potremmo avere degli amici anche noi. Perché abbiamo pochi follower? Potresti aggiungerci per piacere. Oh, cavolo, cavolo! Finalmente, finalmente il nostro momento è arrivato! Wow! Va bene, dai. Succede veramente! Ok. Ce l'abbiamo fatta! Sono così felice! Cosa? Intanto scusate, io perché ho dei manufatti che non ho usato e li voglio usare. E allora io intanto questo, posto di questo ci metto questo. Poi, posto di questo ci metto questo. E poi basta perché non ne ho praticati altri. Va bene così, ok. Va bene. Che cosa? Che? Tutto bene? Torna a letto, tesoro. Papà e io abbiamo da fare, ok? Ce l'hai fatta! Hai fermato tuo padre e hai salvato tua mamma. Vai così. Adesso non c'è più nessuno che mi possa fermare. Me ne vado in un altro tempo. Connor, no! Chi diavolo sei tu? Il procione, con tuo figlio dal futuro. Il nostro figlio dal futuro? Oddio, sapevo che un giorno sarebbe Cosa è successo. Il nostro figlio sa che abbiamo mentito e vuole delle risposte. Hai ragione, tesoro. Non siamo stati sinceri. Ma solamente perché volevamo proteggerti. La verità è che tua mamma e io abbiamo certe abilità, certi poteri che gli umani normali non hanno. No, Io ho scoperto i miei quando ero giovane, che giusto? Ho cosa? creato un profilo Facebook e incredibilmente nel giro di qualche ora avevo più di 3 milioni di follower. Io ho poteri simili, ma pare funzionino solo su Instagram. Dopo aver postato la mia prima foto avevo già 4 milioni di follower. Poteri del Che genere non cosa? sono passati inosservati. Poco dopo io e tua madre siamo stati rapiti dal governo. I loro scienziati hanno condotto per mesi esperimenti su di noi.
Che per capire cosa? Come siamo fatto a ottenere tanti follower così in fretta? Che cosa? E dove io e tuo papà ci siamo innamorati? In un freddo e umido laboratorio del governo? Sì, di giorno sperimentavamo, di notte invece ci amavamo. Unendo i miei poteri con quelli di tua madre, il giorno stesso che nascesti avresti più di 10 milioni di follower. Che cosa? Nel momento in cui tagliarono il cordone ombelicale, eri già più potente di tutte le Kardashian messe insieme sui social. Ma ecco che cosa? Perché sapevamo che il governo ti avrebbe usato per fare cose orribili. Da quel momento siamo sempre in fuga, di città in città. Che cosa? Sempre di stare un passo avanti agli altri. Ma ovunque noi andiamo e qualunque cosa tu faccia, aumentano i follower. Dalle volte entrano in casa nostra, usano il gabinetto solamente per starti vicino. Che? Mettiamo la medicina speciale nella tua cena per provare a ridurre i tuoi poteri. Ma non ha che cosa? Gli effetti collaterali della medicina hanno provocato delle potentissime scorregge pestilenziali. Ci spiace, tesoro. Oh mio Dio, mi sento così sollevato per aver detto la verità. Anch'io, tesoro. Io non credo di aver più bisogno di bere. E non devo fuggire dai miei problemi con i dolci all'erba. Oh, tesoro, i dolci all'erba. Sarà completamente diverso ora. Io credo in noi. Oh, cazzo, Blair. E tu, tesoro? Ora che conosci la verità, tu pensi che potrai credere in te stesso, anche tu? Sì. Spostati attraverso il tempo. E ora dove stiamo arrivando? Vedi che... cioè, è tutto così assurdo. E ora... premix per credere. Che cosa? E adesso... Tornate a Sao Park. Ma dove sono gli altri? Ma soprattutto, in che epoca siamo arrivati? Ok, vediamo di iniziare. Ehi, guarda. Oggi è un gran giorno per Sao Park. Questa città ha fatto schifo per un sacco di tempo. E adesso finalmente Mitch Conner diventerà sindaco. Mitch Conner. È un onore per me presentarvi Mitch Conner oggi. Un uomo con due palle grosse così. Che finalmente cambierà le cose. Ce l'hai fatta. E l'inaugurazione. Impediamo che Conner diventi sindaco. Forza, andiamo. Mi ferma Mitch Conner. Che cosa? Che cosa Mitch Conner? Andiamo. Possiamo ancora fermarlo. Ragazzi, siete ancora vivi? Oh, grazie al cielo. Mitch Conner presta giuramento. Su, fermiamolo. Non andrai da nessuna parte, pezzo di merda. Finalmente. Che cosa? È tutta colpa tua. Ehi, ma io non sono dalla parte di Mitch Conner. Smettila. Sei tu, Mitch Conner. Ammettilo, Cartman. No, non è vero. Cosa? Ammettilo. No, Kyle. Non ho controllo su Mitch Conner. Sei tu, Mitch Conner. Sei sempre stato tu. E vedi di smetterla subito, cazzo. Come lo spieghi questo, Kyle? Che cosa? Bene, bene. La trama si fittisce. Non è divertente, Kai. Non la faccio. Ma vaffanculo. Che succede, Procione? Ti è scappata di mano? Smettila, Kai, cazzo. Perché ce l'hai con lui? Ti inventa le cose, ecco perché. Non me la invento. È la tua mano, non prendermi per il culo. Come ti prende per il culo? Prova a farmi pentire di essere disonesto. Calma, avevi inventato tutto prima, quindi... Avete visto? Cerca di farmelo a me. Ma Matt, che cosa? Proprio quello che volevo. Il Procione e i suoi amici che litiga. Dai, lo stai facendo? Forse sì. E magari lo stava già facendo. Facciamo prendere prima. Avanti, lo ammetti, Carman? Questa è la prova. Lo vedi cosa fa, giusto? Ma che cazzo ne so io. Guardate come il minimo sospetto distrugge una squadra. Amici della libertà, chi attaccherete? Me o il Procione? Convinci Mitch Conner. Che cosa? Piantala, Kyle. Non è divertente. Stronzate. Procione, non sei contento di vedermi? Fanculo, Kai. Che? Yeah! Che? Questi eventi hanno confuso persino il mio possente. Ogni danno che subisco viene inflitto al Procione. John. Cosa? Oh, cazzo! E anche gli effetti di stato. Ma che cazzo? Mitch, basta! Questo è troppo!
dispiace, Kyle. Le regole stanno così. Figlio di puttana. Che cosa? Che cosa? Finisci questa farsa, Aquilon. Non è una farsa, è tutta opera di Mitch. E io non posso cosa fare. Allora. Eh no, ma così colpisco pure il crocione. Ah, vabbè. Non riesco a capire che dove dobbiamo andare a parare. Il numero è operativo? A me sembra un po' lento. Ottimo lavoro, amici della libertà. Volevi colpire il procione? No, Kyle, questo è proprio strano. Che cosa? Che ne pensi, amico della libertà? Chi di noi due è il vero cattivo? Ho troppa pressione addosso, mi dispiace. Non posso farci niente, va così. Me l'ha detto Pedomen di farlo. Deflesso. Non esiste nessun scudo deflettore. Amico, dillo alla mano. Facciamo una cosa. Ah, non posso curarlo. Va bene. E allora... E ora... Andate a fanculo, ragazzi. No, non è giusto. Infatti... Bene, bene, bello rivederti, Mitch, di un universo parallelo. Che cosa? Quella puttana! Cosa? Mitch, no! Cosa? Tu sei lì e io sono qui, quindi il tuo colpo non conta. Che cosa? Cosa sta succedendo? Dire che non puoi controllare Mitch Connelly. Che... scusa, torniamo indietro. Cioè, sto vedendo una cosa. Sto vedendo cose. Vaporware attivazioni. Attiviamo. Allora, io... torretta. Spezzi è per noi. Io metto la torretta. Vabbè. Boom. Che cosa? Credi di venire qui e imporci le tue regole, impostore? Beh, niente più scudi deflettori. La smetti di cazzeggiare, Kyle. Metti giù quella mano. Non sconfiggerete il vero Mitch Connell. Strano, che cosa? Per dire la stessa cosa. A noi due, impostore. Che... La prossima volta potresti avvertirmi. Che cosa? Ad avere un ottimo presentimento. Io... è tutto così assurdo. E niente scudi riflettori. Aspetta, mi sta spaccando. Potere definitivo. Quello ti riduce il movimento. Che cosa? È impazzito tutto. Sono impazzite tutte le regole. Sono impazzite tutte le regole. E allora così. E tutte e due. Perché dobbiamo sempre lottare fra noi? Mi sa proprio che non li subirò. Adesso il tuo movimento è ridotto, ok? Così. Io sto... Cioè... prima che ti rompa la mano. Sta diventando tutto... parecchio... strano. Contenti adesso? Che cosa? Non ero pronto quando mi hai attaccato, quindi non conta. Che... Quello ti ha dato una bella scossa. Dai, tutti effetti di stato così. Calcoli vettoriali completati, sequenza di attacco avviata. E allora... io direi... così. Da questa parte! E protezione. Che... perché Yak? Perché c'ha una voce adesso il Col? Perché? Ma perché sto mandato scudo a me?
Cosa? Finirai a pezzettini. Che... c'è un conflitto fra i due Mitch Conner, che praticamente sono le mani di due. È davvero tutto strano. 191. Faccio shock. Mi sa proprio che non li subirò. E questo non subisce danno. Che cosa? Troppa pressione. Troppa pressione. Allora. No. 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 Allora, facciamo una cosa. Allora, facciamo una cosa. Ho la cosa giusta. Così che ricarichi, boh, guarisci qualcosa, non lo so. Vediamo c'ha lentezza. Va bene. Senti, risolviamola in fretta. Boh. È una cosa. Ci vorrà ben altro per gli amici della libertà. Neanche i ritardati arrivano a tanto. Sono d'accordo. Sono d'accordo. L'unico modo per farla finita è sconfiggerli entrambi. Sì. Che cosa? Aspetta, cosa? Aspetta. Chiede di non barare avanti. Copritevi gli occhi, bambini. Il procione sta per fare cose da grandi. Che cosa? Potere definitivo. Allora. Attenzione alla freschezza. Aspetta, L1. Ok. X è un modo di colpirli tutti e due. Tutto sta assumendo delle dimensioni incredibili e paradossali. Ok. Allora, così posso colpirli entrambi. E ora finalmente nessuno di due avrà più il discorso del... di robe strane che gli succedono, danni strani che fanno, insomma. E adesso di nuovo. Ok. Tapper Mac. Poi... questo. E adesso sono alleati. Boh, continua a essere strana la cosa. Allora, io direi fare così. Così uno è andato. Non riesci neanche a essere il mio falso. È tutta colpa tua. Vi punirò. Ok. Poi e Wonder Twig da colpo finale. Sconfitti due Mitch Conner, l'intestino del mondo. Aumento di livello che mi dà non so cosa, credo nulla. Che cosa? Basta, dai. Devi piantarla, Kai. Piantala, cazzo. Il culo grosso. Prova a dire che mi pigliavi per il culo. Ci faranno un culo così, a tutti e due. Kyle, se ci stai solo tirando scemi, ce lo devi dire. Stai complicando le cose. Che? Stavo pigliando per il culo, proprio come lui. Lo ammetterò, che vi stavo pigliando per il culo. Ma solo se Kyle lo ammette per primo. Che cosa? Finché non lo farà lui, ammettilo tu per primo. Va bene, va bene. Lo ammetteremo insieme, ok? Al tre, diremo entrambi che vi stavamo solo pigliando per il culo, ok? Bene. Ok, va bene. Uno, due, tre. Vi stavo pigliando per il culo. Fregato. Coglione. E per troppo al che? Lungo, la nostra città è stata governata da quella vacca di sindaco. Che cosa? Ha alzato un dito per fermare il crimine. Ma adesso Mitch Conner. Va bene, basta chiacchiere. Fammi diventare sindaco. E Mitch Conner. Che cosa? Che cosa? Prego, fatemi giurare. D'accordo, diamo il via alla cerimonia. Signor Conner, potrebbe alzare la mano destra, per favore? Giuro solenne.
solennemente. Giuro, solennemente. Fermatevi tutti! No. Cosa? Cosa succede qui? Finisci la cerimonia! Ehi, ascoltate! Il Procione e i suoi amici vogliono aumentare il crimine, così il loro gruppo sarà più seguito di quello degli Amici della Libertà. Che cosa? Hanno messo urina di gatto nell'alcol e nella droga per aumentare il crimine in città, così il Procione avrebbe risolto più misteri. È stata che cosa? Questa canzone qui. Che cosa? Cavalca un Procione rosso, Pito. No, non capite? È stata opera sua. Coraggio, Novellino, fagli vedere quel che cosa? Cosa? Qual è quel se? Vedi? Sto vedendo che è scattato Minicon e il suo piano. Cosa? Aspetta. Bene, ora lo metterò sul profilo Instagram di Connery in modo che tutti lo possano vedere. Ah! Carica! Eccolo qua, ecco perché. Questo c'è. C'è. Vedi però la cosa! Ehi, ha ragione! Vuoi dire che lui ci stava avvelenando la droga e gli alcolici? Perché? Che? Sì, perché? Sapete perché? Perché il Novellino non è l'unico ad avere un genitore che è stato scopato. Mio padre è stato scopato, avevo 9 anni. Cosa? Solo 2 persone sanno come ci si sente. Basta, basta, smettila! Shh, voglio sentire. Io vendicherò mio padre, anche a costo di uccidere chiunque altro. Mitch? Mitch, è finita, mamma. Che cazzo ci fai tu qui? Che io cosa? Sono sempre stata qui. Non è colpa tua, Mitch, è colpa mia. Ma che stai dicendo? Sono stata io. Mi sono scopata io tuo padre. Che cosa? Ti sei scopato mio padre? Perché? L'ho fatto per noi. Volevo che avessi un futuro. Per anni ho cercato chi ha scopato mio padre ed era mia madre. Mitch, stai calmo. Vaffanculo. Sarai anche figo, ma non puoi farci nulla. Ti guardava mamma, eh? Papà ti guardava mentre lo scopavi a tradimento? È successo tanto tempo fa. Non per me. Succede ogni giorno. Perdonala, Mitch. Che? Dimmi che non ci stai credendo. Ti ucciderò per quello che hai fatto. Uccidimi e falla finita. Uccidimi, fallo, dai. Io uccido te, no, anzi tu uccidi me, no, sono io che uccido te. Da, 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 da. Che? Che cosa? Ma male che quello non diventerà sindaco. Che? Allora, ragazzi, andiamo a procurarci alcol e droghe sode da un'altra parte. Sì! Che cose? Noi sono rimasto notte un po' in silenzio ed è... ed è finita così? È finita così! È finita così! Bene! Siamo i saluti allora! Non c'è neanche audio di cose per... Vabbè, storia incredibile. Allora, questo, allora, sono dei maledetti geni. Sono dei maledetti geni. Sono, credo, non a caso, credo la storia sia scritta, tutto quanto sia scritto dai veri autori, diciamo, di South Park. Insomma, incredibile, veramente incredibile. La follia, follia pura. Follia pura davvero. Assurdo. Ora io premo cerchio perché non so, voglio vedere cosa succede dopo, se succede qualche cosa. E ora? Ora? Sei un cucciolo birichino. No, tu sei una cucciola birichina. Oh, ciao tesoro. Hai giocato con i tuoi amici, tesoro? È una bella città, vero? Mi piace stare qui. Sono così felice di aver detto la verità sul passato di nostro figlio tanti anni fa. Sento come se ora le nostre vite fossero diverse. Ti amo. Ti amo anch'io. E adesso vuoi scusarci per un momento? Mamma e papà devono andare di sopra a fare una cosa. Oh, sei incorreggibile. Vabbè. Ok. Credevi davvero di poter impedire al male di realizzarsi? Capisci che caos ti ha sempre in cuore? Hai troppo
provato a essere un eroe. Perché non ti abbandoni al tuo lato scuro? In questa vita la verità è una sola. Non importa quanto... Che cosa? Tuo padre scoprirà sempre tua madre. Col cliffhangerone. Va bene. Ok. Vabbè, io... Abbiamo finito? No. Ah, beh. Sì, finita la storia. Poi, beh, qua ci sarebbe poi la mappa da girare, diciamo, in tutta libertà. Bene, signori, io direi che possiamo chiudere qua. Se non mi sbaglio, a breve devono arrivare, cioè a breve, prima o poi, se non mi sbaglio, devono arrivare DLC addirittura di questo gioco. E onestamente, visto sta storia qua, non vedo l'ora di vederli e di viverli. Che cosa passa, gente? Vabbè, comunque, dicevo, non vedo l'ora di vivere DLC e tutto quanto. È tutto incredibile, è meraviglioso. Sono dei geni. Sono dei maledetti geni, gli autori di South Park. Detto questo, per ora è tutto dalla ridente cittadina di South Park. Quindi, da me e dal nostro novellino, un saluto a tutti quanti voi. E alla prossima.